Mi chiamo Giuseppe Cultrera, sono il presidente della società di mutuo soccorso di San Giglio Torino. La nostra società attualmente ha 286 soci e si occupa di mutualità, di attività di mutualismo tipiche delle società di mutuo soccorso. La nostra società si è specializzata. Nei trasporti sociali, ossia nel 2005, l'anno in cui sono entrato io nella società, ma non per questa ragione, l'allora la, la la, presidente ha scelto come attività mutualistiche tra varie possibilità di eh, fare i trasporti sociali, anche perché San Giglio, provincia di Torino. 15 km dal centro e eh, era priva di eh, trasporti pubblici. E quindi i nostri soci avevano grossi problemi a recarsi presso i centri di cura e le strutture sanitarie. Quindi allo allora con eh, l'ausilio di un'automobile usata di un nostro socio eh, abbiamo iniziato a fare i trasporti sociali. Abbiamo iniziato appunto con un'automobile usata e le, le prenotazioni avvenivano eh, attraverso eh, il telefono privato del nostro presidente di allora. A distanza di, di, di un po' di anni, ossia, la situazione attuale è fortunatamente diversa. Attualmente abbiamo quattro automobili. Di cui due sono attrezzate per il trasporto di disabili, abbiamo 30 volontari, un ufficio, quindi lo chiamiamo noi Sportello Solidale, che è aperto tutti i giorni e ci sono cinque volontari che ruotano per tutta la settimana, ricevono le prenotazioni dei soci e organizzano attraverso un calendario già prestabilito eh, i trasporti attraverso appunto, la comunicazione che avviene ai agli autisti volontari. Quindi i volontari attraverso le informazioni che, che arrivano da, da, dai, dal call center, chiamiamolo così, si recano eh, presso le abitazioni dei... dei soci richiedenti il trasporto, prendono il, volo, il, il, il socio, lo portano presso la struttura sanitaria, alcune, se necessario lo accompagnano all'interno, in ogni caso lo attendono e lo riportano a casa. E questo, diciamo, a differenza del 2005, quando abbiamo iniziato, che facevamo 400 servizi l'anno, attualmente ne facciamo 1400, per cui sono 5 servizi più o meno in 240 giorni lavorativi. Questa è, è l'attività principale. E poi abbiamo tutta una serie di attività mutualistiche collaterali, diciamo meno, meno, meno importanti, meno impegnative però sempre nel nostro diciamo, sportello solidale eh, facciamo le prenotazioni per visite sanitarie specialistiche, ossia attraverso un, um, un portale dell'ASL dell di Torino, l'ASL Tio3 di Torino, noi facciamo le prenotazioni come se fosse un ufficio dell'ASL. Esattamente quello, così evitiamo ai nostri soci di recarsi nei paesi vicini dove ci sono questi uffici. I beneficiari del trasporto sanitario sono tutti i nostri soci e diciamo, noi diamo la, la priorità alle fasce più fragili, quindi eh, agli anziani, ai disabili e ai soci normali, quelli che sono no, 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 normodotati, ma che devono semplicemente andare a fare un'analisi un del sangue, ma che siano privi di, di mezzi di trasporto. Quindi diciamo questo tipo di assistenza che noi facciamo indiscriminatamente senza chiedere nulla. Chi, chi si rivolge a noi vuol dire che ha bisogno di aiuto, per cui noi lo, lo, lo forniamo, non, non facciamo pagare nulla, i nostri trasporti sono fatti ad offerta, per cui non è, non è necessario pagare in sostanza. La società di mutuo soccorso San sanghiniese nasce nel 1872, proprio come società di mutuo soccorso. Purtroppo il nostro archivio storico è stato perso durante la seconda guerra, alla fine della, no della seconda guerra mondiale, per cui si sono persi tutti, tutti gli avvenimenti che sono avvenuti. Dalla fondazione in poi. È probabile che la, la, la società di mutuo soccorso, nata appunto nel 1872, sia stata chiusa a metà degli anni venti, ma non ci sono date certe. È stata riaperta nel 1945 come società cooperativa. Società di co cooperativa. Aveva un negozio come quasi tutte le società cooperative dell'epoca, un negozio che forniva ai soci le merci a, a prezzi calmierati. Poi, passando gli anni, ovviamente le, le esigenze sono cambiate, poi anche non c'è stata più convenienza di, fa, di, ave, di tenere questo, questo negozio. E addirittura nel 2003. È stata trasformata di nuovo e ritornata società di mutuo soccorso. E, e quindi, proprio per, per il fatto che la società, non essendo più cooperativa, ha avuto necessità di scegliere delle attività di, mutu di mutualismo. Eh, fu nel 2005 il allora, Consiglio di amministrazione decise di scegliere i trasporti sociali come attività prioritaria principale. La nostra sede attuale è un edificio di nostra proprietà. E consiste nel, nel, nostro, nel salone in cui ci ritroviamo, quindi proprio la nostra, la nostra sede, in più c'è un ristorante, un bar ristorante che è di nostra proprietà. E un'altra cosa molto interessante, poiché noi non facciamo solo attività mutualistiche, ma quando possiamo facciamo anche un po' di ricreazione di cultura e quindi noi abbiamo un museo di cultura contadina, un museo etnologico per cui ci sono contiene circa 800 pezzi che sono stati dati in prestito d'uso dai, dai nostri soci del, del paese, quindi sono tutti attrezzature che utilizzavano i contadini e gli artigiani, quindi abbiamo attrezzature di, dei falegnami, degli idraulici e, e appunto dei, dei, e dei contadini quindi è un museo molto interessante, quello fa parte della, della, della sezione culturale nel nostro salone eh, usiamo a fare delle rassegne cinematografiche noi siamo un po' così appassionati di cinema di una volta per cui Cerchiamo di fare rassegne un po' legate a, ai primi Oscar dall'inizio fino ai giorni nostri. Il San Giglio è un paese di 3200 abitanti, è in pianura è, diciamo il, è il posto più famoso dei paesi vicini è Rivoli, Rivoli, che è insomma quello più conosciuto, è un, um, un nostro paese tradizionalmente un paese agricolo, infatti il nostro centro storico ha una via centrale con, con tutte le mini diramazioni che sono cortili, che prima erano tutte stalle per cui era prettamente un paese agricolo. Nel passato comunque era un paese che, come credo tanti altri, un paese di, dove si, eh, era, era pieno di, 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 di vigne, anche se non è molto famoso per questo, però e, si, addirittura si coltivava il riso, parliamo di, sempre di molti anni fa, Cana a Pariso, e fino all'inizio del Novecento, fino agli anni 30-40, era ricco di allevamenti di, di bacchi da seta, allevamenti, nel senso che le facevano in casa, quindi come, come quasi tutte, ed era, c'erano moltissimi filari di gelsi che erano eh, gli alberi, di, le cui foglie erano il nutrimento dei bacchi da seta. Sì, la società di mutuo soccorso di San Giglio eh, fa parte di, del coordinamento regionale piemontese delle società di mutuo soccorso, perché come si sa da soli non si fa tanta strada, quindi il coordinamento regionale, il regionale piemontese è formato attualmente di 100 società aderenti anche se in realtà in Piemonte ci sono ancora 300 società di mutuo soccorso, però molte non sono più in attività, sono, sono ancora esistenti, ma non in attività. Nell'ambito del coordinamento regionale ci sono altri modi di, di, di collaborare, nel senso di, 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 di riunirsi, che sono le consulte. Le consulte sono territoriali, mentre il coordinamento regionale sono consulte territoriali, ossia le società vicine fanno gruppo per collaborare tra di loro e, e in modo da poter realizzare eh, attività mutualistiche, tipo le, per esempio le prevenzioni sanitarie, eh, visite di, di prevenzione, tipo visite oculistiche, visite dermatologiche, cardiologiche. Tutte queste si fanno sempre, quasi sempre grazie alla collaborazione con le altre società vicine. Il coordinamento poi fa, o in ogni caso le società fanno anche parte e aderiscono alla federazione nazionale delle società di mutuo soccorso che è a Roma che si occupa proprio di, 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 con, di avere contatti con i ministeri, sì. in sostanza a livello nazionale c'è cioè questa federazione che si chiama FIMIB, e a livello, si occupa delle società a livello nazionale. Poi le, i vari coordinamenti, noi abbiamo il filo piemontese, ma ci sono anche altri coordinamenti nelle altre regioni e poi ci sono le consulte, come dicevo prima, che sono a livello territoriale. Quando ci sono funzionano molto bene. Noi facciamo parte della consulta della Val di Susa Sangone, siamo 15 società di mutuo soccorso. Le esperienze, le esperienze che fa una società, le, 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 le esporta alle altre vicine perché eh, la, nostra, la nostra consulta si riunisce una volta al mese e quindi eh, quella è l'occasione proprio per lo scambio di, di attività e poi cioè, molte cose si fanno assieme. Ad esempio, lo screening oftalmico viene fatto attraverso l'aiuto di, di un camper attrezzato e una clinica oftalmica attrezzata e quindi lo facciamo girare società per società e quindi lo prendiamo magari una volta e, e lo teniamo magari 15 giorni in zona e quindi facciamo lo screening oftalmico. Quasi tutte le società lo fanno per i bambini delle scuole, per, per prevenire l'ambliopia, perché è una malattia che si riesce a prevenire se i bambini vengono visitati dai 4 ai 6 anni, il famoso occhio pigro. Il nostro servizio presso diciamo, il nostro comune. È un aiuto notevole che diamo alle persone, sono le persone eh, che hanno necessità di, di, di muoversi per andare presso i centri di cura e, e vediamo, e sappiamo, che è una necessità che non è soltanto nostra, però eh, ci sono molte persone prive di mezzi di trasporto. Soprattutto anziani, anziani e disabili o, o, o anziani che, non, che, non, che non, non camminano. Il nostro paese è un paese che non ha eh, mezzi di, tra, di trasporto pubblici. Quindi, se un nostro socio anziano dovesse andare da, dalla propria casa all'ospedale di Torino, più, più famoso, che, che, che che lo molinette, per dire, dovrebbe prendere tre o quattro mezzi pubblici e ad una certa età e magari con qualche disabilità eh, avrebbe qualche grosso problema. Noi appunto facendo eh, questi 1400 servizi l'anno serviamo molte di queste persone.